Buonasera, come vedete, beato tra le donne che donne. Torniamo con lo spettacolo nel nostro dialetto, teatro dialettale ai massimi livelli, con pezzi di storia, e non lo dico per i capelli bianchi di Rossana, non mi permetterei mai, perché il gruppo di Franco Villani, di Rossana e tutta la tradizione fanno parte della storia di questo festival, perché sono stati decisivi nel taglio, nella qualità che è stata data, soprattutto per questo presidio del dialetto che è il nostro obiettivo, e anche per questo teatro così coinvolgente. E d'altra parte la risposta di questa sera è un altro pienone straordinario, e abbiamo fatto un fine settimana di pienoni, e se consentite, visto che 50-60 persone lavorano per questo festival in pieno volontariato, in puro spirito di volontariato, come in puro spirito di volontariato il gruppo questa sera offrirà lo spettacolo, perché come avete visto non c'è pagamento, noi dobbiamo soltanto divertirci, perché noi ci divertiamo tantissimo, ma soprattutto divertire la città. E la città, e adesso passo la parola all'assessore Ersilia Lancia, in rappresentanza della municipalità, in particolare del sindaco Pierluigi Biondi, ha bisogno di questi momenti, ritrova questi momenti, ritrova questa identità, si riaggrappa a una tradizione antica che è una tradizione di satira, di divertimento, di critica, che non è polemica. Basta con le polemiche, non servono le polemiche, noi siamo qui per divertirci. Poi se uno non è d'accordo, per carità, è il suo diritto, però queste risposte a noi che siamo in puro spirito di volontariato ci entusiasmano, e consentiteci un piccolo così spirito di orgoglio. Voglio ringraziare gli alpini che hanno sempre, il gruppo Jacobucci che sempre in maniera veramente con grandissimo spirito, certo poi se la rifanno sul vino, ieri sera purtroppo il vino gli alpini ci hanno dato sotto, vabbè, però al vin brulè. E però sono straordinari, così come tutta l'organizzazione, come su tutti quelli che fanno piccoli grandi cose per consentire tutto questo, come vedete, senza fare cassetta, senza fare introiti, senza fare guadagni, soltanto l'obiettivo di divertirsi. Do la parola all'assessore per Ersilia Lancia per il saluto istituzionale. Siamo contentissimi che ci sia una donna, che ci sia la municipalità, perché il gruppo se lo merita, e anche il Festival della Maldicenza si merita il patrocinio, consentitemi, e la presenza istituzionale a dirci ok, noi ci siamo, vi sosteniamo. Prego, assessore. Grazie Angelo, buonasera a tutti. Il comune non poteva non esserci, perché ha patrocinato, perché devo portare il saluto istituzionale, ma sarò molto poco istituzionale, consentitemi, è brevissima. Io sono molto emozionata davvero questa sera essere qui, non solo perché l'ultima rappresentazione, lo dicevamo poc'anzi, risale a quando avevo 5 anni, 1980, un po' perché penso anche a chi non c'è più, dimenticato e indimenticabile, Franco Villani, vi prego un applauso grande. Ma anche perché, voglio dirlo con forza, composta, il Festival della Maldicenza, questa rappresentazione, sono un inno forte, doveroso, secondo me, all'aquilanità, non all'aquilaneria. Quindi c'è, non nella maldicenza, nel pettegolezzo, ma nella critica, quella che è la coscienza critica della cittadinanza. Una città vive sulla coscienza critica della cittadinanza, quindi il senso profondo è invece di gratitudine. Io ci tenevo a dirlo senza rubarvi tempo, col tutto l'interesse di guardare adesso con questi miei occhi un po' più adulti questa rappresentazione. Grazie. Grazie assessore, grazie. Rossana ha deciso che non parla, un po' per l'emozione, un po' perché la voce è quella che è. Allora lo dico io, poi se vuoi ribadirlo lei, il 12 marzo c'è la prima, qui ci sarà la prima qui di Angeli e Diavoli, la prima di questo nuovo spettacolo. Tra l'altro c'è un'ipotesi di farla anche di fare due repliche, una la mattina e una il pomeriggio, quindi mettetevi in sintonia con questa prima che si terrà il 12 marzo, ho fatto io consigli per gli acquisti, però un saluto, seppure con la voce così, piccolo piccolo sarebbe il caso.
vedere tutti quanti i vecchi amici dopo 3 anni e tutto il resto che viene. È emozionante veramente, è come se fosse la prima volta dopo ben 65 anni che faccio teatro, eppure mi sembra che sia la prima volta che sto qua, perché mi fa piacere abbracciarvi tutti, 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 tutti. So 165, no? 65. Allora, buona Sant'Agnese a tutti, perché la prossima settimana è il prossimo sabato del Sant'Agnese e godiamoci questo spettacolo. Grazie al Comune, grazie a tutti. Buona serata. Capisce che cosa è bravo.
tutto sotto le sopra, tutto reolato. Che ci fatto, ma? Con chi ci vengono di gatto, mando, ma? Con nessuno, che stavo a pensare a figlietà. Perché? Che ha fatto? Non sta buona. Sì, sì, fa il gabinetto pure oggi. Beh, meno male. Pure tu. Ci mandeste altro che no. Scommetto che ti pigli le curve pure tu. Tutti gli giorni, io. Me ne piglio certe quando che vai a fare la spesa. Aumenta tutto. Tu pensa che quella sciuertola della paccutona venne più caro di tutti. E poi se la menga che sta male. E via delle buglie. E sai, dice che sciglio gli è venuto lo male dei fedico per corre. Ma scusa, ma allora perché se le piglia? Ma come fa a non pigliartele? Con tutto quello che c'ha gnutti. Gnutti ora, gnutti domani. Te se le indossa tutto sopra gli stomaco. Aumenta tutto. È una rivoluzione. E te, dietro pure voi altri nel gabinetto degli sindaco. E che ce li ha fa? Manco te sentono. Oi, non ci sta quello che te la carta. Domani non ci sta quello che la firma. La carta fa essere firmata. E se non è firmata, che fa? Le segretarie se lavano le mani. E se non ci fanno fare niente se non ci sta quello che firma. Per posti giorni ci stanno quasi tutte le scuole a fare la fila. Più sindaco non esce, più gabinetto sta sempre occupato. E non te fanno entrare se non della carta firmata. Insomma, ci sta dai scipazzi. Beata ti che te può sta esso assentata innanzi alla televisione e te può riposare. No, sì, sì, pure a buono, perché lì con i caratteri che me ne trovo. Mo ci chieste in giro questi gabinetti pubblici. Oh. Ciao, ma ricordate di mettere l'acqua per la pasta. E non va a bruciare il sugo che già si sta a cuocere. Che tu t'addormi e sonnanzi alla televisione. E chi vo' Cristo se io prega. Mo però, che capita? Poi sì, una ove. Fammene iva, fammi vedere che ramendato vuoi. Fammene io che vaio de cozza. Queste sono le purghe. E che scicise, oh. Tu piuttosto vidi e non gli dica a quei vandro come sta fatuci, capito? No. Ciao. Non mai. Ciao. Le maglie firmate, gli brugginzi firmati, le borse firmate, le scarpe, le mutande, un accidente che si distraccia a porta. Oh. Mo pure la carta igienica va a essere firmata, che se no non te fanno entrare. Mi fa maraviglia pure io sindaco, mi parea tanto una persona seria. Ma la colpa è della televisione. I pannolini fesso che si impone innanzi, qui pesta che si impone più a rete, scostumati. La carta igienica più morbida che la usa più degli primo piano, un po' degli secondo, insomma non ruzzico abbasca per tutto il palazzo. E se non faresti a chiapparla, quella saglie sempre più sopra, 10 piani di morbidezza. Pensarci buono, mi piacesse di sapere chi se frega quella degli 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º piano. E a sta casa dei piani ce ne stanno solo 4. Sicuro la becatina sopra le noiate. Quando che passa il ruzzico, sapete, la taglia e se la via essa. Se no, chi arrivò essa? Io cavaliere. Ma qui un manco magna, la carta chi gli serve? Ma piccio, ho quella televisione. Mattinata in casa. Buongiorno. Avete già preparato il pranzo? Ancora no. Bene, se ancora non lo avete fatto, facciamolo insieme. Consigli pratici, veloci. Oggi conchiglioni con ricotta e spinaci. Ma non gli piacciono. Se non vi piacciono gli spinaci, potrete usare dei piselli. Il risultato sarà comunque sorprendente. Ma manco i piselli sono buoni. Prendete dei piselli o degli spinaci surgelati. Frischi.
surgelati. I geofrischi per i gelati? Non occorre scongelare, li mettete in una pirofila piena d'acqua. Evandro, metti lo sale all'acqua. Accendete. Accendete il fuoco e mandate in ebollizione. Evandro, ebollisci. Intanto che l'acqua arriva a bollore, mettiamo la ricotta in una terrina. Che sarà questa terrina? In un piatto fondo, in un'insalatiera, come più vi aggrada. Eva, ci sta la ricotta. Bene. In mancanza di ricotta, useremo del parmigiano fresco appena grattugiato. Lo parmigiano ci sta? È finito! Oh, in questa casa ci stanno le zoccole. Se non avete neppure il parmigiano, preparate una soffice e densa besciamella. Con le zoccole. Con la farina, il burro, il latte. Evandro, ci stanno la farina, lo burro e lo latte. Ci sta solo la farina. In mancanza di questi ingredienti, non fate la besciamella, ma irrorate con del vino bianco. Questo senza vigliela domani, ci sta di sicuro. Irroreremo dunque le conchiglie che andremo a cuocere appena l'acqua inizierà l'ebollizione. Evandro, hai iniziato l'ebollizione, l'acqua sopra il fuoco? No! Se l'acqua ancora non bolle, alzate leggermente il gas. Eva, alzalo gas e cuci bolle prima. Sì. A questo punto intanto i piselli saranno cotti. Scolateli nell'apposito utensile. Eva, ad a scolare i piselli con gli utensili, con un normalissimo scolapasta. Ah, lasciate sgocciolare tutta l'acqua. Eva, scola l'acqua e i piselli, ma mi sta stinti? Come no? Allora, come vanno i preparativi nelle vostre case? Fervono? Evandro, come vanno i preparativi e sollani? Fervono? Fermolo, fermolo! Ma lo ci alzate lo gas! E so 20 minuti che tengo lo gas in braccio! Credo che a questo punto non ci resti che buttare la pasta! E per forza! Senza lo burro, senza la besciamella, senza la ricotta, sa se ti stipendia e chi se la magna! E vai, ettala sta pasta, va! Mi raccomando, che sia al dente, mai troppo cotta. E va, prima di gettare la pasta, vedi se è al dente, non la fai scuocere. Appena scolata la pasta, mescolate i piselli con la ricotta. Aggiungete pepe a piacere e versate subito le conchiglie dopo averle scolate per bene. Una manciata di parmigiano fresco e buon appetito. Per oggi è tutto. Arrivederci a domani alla stessa ora per una nuova ricetta. Buongiorno. Eppure voi, pasta, aglio e olio. Che facciamo? Appuntamento in palestra. Care amiche, come va? Insomma. Avere voi indossato la vostra bella e comoda tuta per uno piacevole momento di relax? Eva, devo capire se che va visto. Dici se tengo la tuta e se ci devo un certo relax. Alla cucina ci sta solo la jacca, se sarà la stessa roba. Tanto sempre purcarieso. Beh, ecco, sentiamo che te ne va a fare. Essere pronti già? Sì, gli sono pronta, tu e va. Eppure io non lo vedo, che ci c'è gata. Bravissimi, attenti, via con la musica. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Ripetere insieme adesso. E 1, 2, 3. Fallo tu che a me mi vedi. Andiamo, non è difficile, guarda. 1, 2, 3. Attenta, io 3. Coraggio, signora. Anche lei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Su. Io
vita. Via, coraggio, si sforzi. Dopo si sentirà meglio. E uno, e due, e tre. Uno bello respirone a pieno polmone. E uno, e due, e tre. E uno, due, e tre. E uno, due, e tre. Allora, forse non sono resi, ma questo non mannazzo. E uno, due, tre. Benissimo, brava, brava signora. Ancora, ancora. Se sente scricchiolare le ossa, non ci badi che va tutto bene. Io ci voglio tu che l'ossa non so le te. Su, su, avanti, indietro, più su con quelle gambe. Via, respirone. Uno, due, tre. Ancora uno bello respirone. Uno, respiro. Due, tre. Momo, te frego io. E va, e va. Ci morza su coso, cucina, non mi vede. Chi le tenga a riposare? Su tutto il dolore. Mica potremmo stare da retta qui, su, eh. E uno, e due, e tre. Oh, oh, senti che raffiato, eh. E uno, e due, e tre, quattro, e cinque. Oh, oh, sentiamoci un po'. Per riposevoce, e mica potevo stare da retta qui su, che non devono da fare, gli scoccenno l'anima alla gente. Ah. Piuttosto, la teniamo l'acqua. Ma che ci da fare con l'acqua? A parte che ci sono vino. No, sempre il solito. Ma tu lo sai che l'ovino fa male. E l'acqua fa cantare. E proprio tu per raccontare che l'ovino fa male. Mo te caccio, mo più te caccio. Consumato. Guarda che io me lo bevo per via della gazzosa. Che assoluta, non me la faccio pigliare, mi è fatta la pressione. No. La gazzosa è una scusa. Chi te l'ha ordinata? Io medico. E che me tenesse bene, secondo te, l'acqua, che già ce ne sta così poca. Ma non lo si distordolo, che le scuole vengono tutte in un gabinetto degli sindaci. Ma che cazzo non stare in frasca, eh? Guarda. A domanda la figlia da Luciana, che mandomà è guida agli corridori con il ragioniere, che il gabinetto stia occupato, a dove ci stanno le segretarie che non te fanno entrare se non te la carta firmata. Sera, picciate di viso che è meglio, a te la torce rotta e se incolla. Guarda, è stata figlia da Luciana a dirmi che senza la carta firmata non te fanno entrare, perché il gabinetto sta sempre occupato e ci sta il sindaco per essere la punta di giorno, e domandano pure a moglie da che pure la fruttarola si piglia come minimo una purga di giorno, che aumenta tutto e che sta male perché sei inutile, non faccio bene. Luciana, andiamo a nuova ambeta. E poi moglie da ingegnere in mondo, ma dice che sono stupido io perché finisco, eh? A me mi sarebbe giusto una vera peggio. Piuttosto, fecete che cosa per questa sopra? Che ogni giorno si frega più di mezzo ruzzico di carta igienica quando che passa. Quanto passa la carta igienica? Ma fuori la finestra! Tu ti parli un giro? Ma bella ci vista alla divisione! 10 piani di morbidezza, eh? E siccome che a sto palazzo dei piani ce ne stanno solo 4, quella che avanza, chi se la frega? Noi altri no, e stiamo al terzo piano. Quindi perciò è essa. Zacchete, quando passa il ruzzico. Zacchete! Zacchete! A te la divisione te va male. Certo, me le mani sopra il mio stomaco. Ci vedi tu che pizzi solo a me e agli canarini. Piuttosto, non ci scordiamo dello magna, che questo è una ruga guarria. Su sta testa, per carità, che se ne combina qualche danno, e tua figlia se la via con mio coraggio. Chi se la sente quella quando vorrei? Ora c'è la divisione. Qui io se ne sarà dietro. Le sembra bello quello che ha fatto? Chi? E che fa fatto? Accusare così una povera donna sola ed indifesa.
che ha il solo torto di abitare all'ultimo piano. Va buona, ma mica si è fatta la spia alla polizia. È sola, capite? Sola, povera donna. E apposta che è sola, a chi gli serve tutta quella casa? Sola, dimenticata da tutti. Ma pure per chi vuole pallugini, non sanno che fa quando pesa e taglia la carta. Non le resta che chiederle perdono. Le telefono. No. Si faccia coraggio. Può ancora rimediare al male che le ha fatto. Si alzi. Si faccia coraggio. Sta sola, ma se fa sapere se quanta carta consumi. E la carta, quella che abbassa per 10 piani, e noi altri ecco siamo solo 4. Come? Non c'è lei? Ma quale scherzo di gitto? Io stenga dice sul serio. E me l'hanno detto pure alla televisione che te tenevo cerca scusa. Signora Anselma? Pronto? Pronto? Era attaccato. Boh. Certo che la gente è strana, La gente è proprio strana, va. Questa c'ha venuto. Con chi stai a parlare? Con questa sopra. Se credeva che era uno scherzo, a quando mi era attaccato il telefono in faccia. E che gli dica la signora? E non fa niente se consuma tanta carta pure se sta sola. Mica vado facendo la spia alla polizia, Che te possano bruciate! Se lo sa figlia da che fa scorcere l'anima gli arricondomini, vedi che ti succede! E poi tu da questa che è tanto schiattosa, lo sa? Madonna me, ma una telefonata posso fare? Certo che se fosse che molti da idere se è cieca, muta e pure sorda! Sì, zitta, zitta che stanno un po' agitate se Luciana! Sento la puzza da brucio! Io, forse io suco! Va a vedere con l'altro! Da bruciato nel senso che ci sta che cosa che non va. Quando queste se reagitano tanto per le pulizie, che cosa sotto ci sta, vedrai. È solo perché mi è sparita la frega di roba. Lo sa che è sparita pure la dentiera della buonanima di Marino, che la tenevo sopra la pomodina e entra al bicchiere con lo spirito. Ma perché l'hanno tenuta lea? Che fastidio gli poteva? Lo scommette che te vieni qui pure a trovarci. Guarda, sicuro sicuro, perché pure a me è scomparsa la frega di roba. E quando queste si mettono in goccia delle zerà, sicuro ti vieni qualche persona importante. E come ti sbagli? E noi altri siamo sempre gli ultimi a saperlo, che non ci dicono mai niente. Come se a parlare con noi altri fossero tempo e fatica sprecati. Entrano, escono e manco te dicono coteca. Solo quando gli serve che cosa? Solo allora? Nonna, nonnetta bella, che me la fa la piega di garzini? Nonna, che le dè 10.000 lire spicce? Ma uno di questi giorni gliele hai data euro spicce, tutte da 100 lire, pronte però. Ma se lo sapevo, non mi ci mettevo un pezzo prima di te. Ma figlia ti ha gestito tanto, sa come fa figlia. Che mi dici la liquidazione? Tenevo bisogno dei soldi. Tanto che ci va a fare? Ci sta sta bella occasione per i busi e poi fa quello che ti pare. Sì, io stavo meglio quando era l'orecchio. Poi mi disse la mattina che non saccio che fa parlare alla sera. E la notte? E la carità la notte. Parlo su, sforbici con le cose. Insomma, mi sento sciacco senza combinare niente. È meglio allora che da poco non servi più a nessuno. Adesso lo vedi, non essere ota più nessuno, teniamo tanto tempo per usarci accambusando. E poi dice che uno se rimbambisce, danzi alla televisione tutta la giornata, ma che teniamo fa per far passare il tempo, Per carità, ma due amici ne con più che essi, giustamente la ora. E gli passiamo con i canarini e con le tartarughe. Essi si pensano che mi sono rincoglionito. E gli però senti, gli faccio finta di sì. Tanto io punto di voi. È meglio fa finta di essere stupidi. Zitto, zitto, sei
ripigliamo i posti nostri e continuiamo a campare meglio, che altro non potremo fare. Io voglio raccontare, più tardi le vede e meglio tengo. Sì. E queste sicuramente prendono le frende e se la vieno con me. Nonna, oh no, nonna, che è questo minuto Cristian? Ecco, non ti ha visto nessuno Cristiano da lì. No, Cristiano, no, Cristian. Ah. E comunque è un amico me. Ah, e così si chiama? Cristian. Ma fammi capire, no? Che ci state tanto strano? Oh, niente, niente. È solo che con l'educazione che tenete voi, se uno non gli chiami Cristiano, secondo pure pensare che è un somaro. Se la sa perdere che è meglio, piuttosto, come te senti voi? Insomma, così così. Perché tu a casa della Nilu, che ecco entra a sta casa, è un manicomio, un manicomio. Tu pensa che ci sta il sergente Colombo, qui uno che butta gli occhi da una parte. Insomma, c'è il tenente Colombo, che si è perso di un cane, veramente che si stia mangiando palestato. E padre tuo Evandro si è perso di un rusco sordo e la lucertola con la coa, che quella là, senza la coa l'era restipata alla credenza, dentro la bottiglietta. Ecco, tutti corrono e si continuano a pigliare una purga di giorno e non sacciolo perché. Senza parlare della vitella che si ritira quando ve la metti a cuoce e caccia fuori tanta di quell'acqua che se gli ossida rompesse tante fettine di vitella ci scesse fuori l'acqua che basterebbe per tutte le scuole dell'Aquila e pure per gli ospedali che non ci stanno. Certo no, che tu fai una confusione con la televisione e alla fine non ci capisci più niente. E tu le burla sempre. Tu tante cose non le sa perché a sta casa ci sta poco niente. Ma io saccio tutto quello che capita per gli uomini. Passa tutto e con anzi. Poco prima, per esempio, sono passati pure Piero e Angela. E si vede sempre solo Piero, che Angela starà alla casa a rezzelare e a cucinare, perché le femmine serie, questo danno a fare, danno a cucinare e rezzelare, e noi in giro con le mutande che gli partono dall'ascelle e con gli mugli di fuori. Ah, veraccia amici, se quante me ne tocca vedere in questa gabbia dei matti. Ah, e poi Soreda Luciana e Ghita al gabinetto con il ragioniere, a dove ci stia pure il sindaco con le segretarie, però manchea la carta e pure l'acqua. Madonna, me la puzza da brucio che se stia scoce io tubulo con l'acqua. Ma tu alla scuola ma domani non ci va? Ci stai all'assemblea e siamo usciti prima. Mo' però esso, me vai a fare un giro con la bicicletta. Iccelo tu a mamma quando rientra, si capito? Se no poi si preoccupa. Sì, se riesci a vedere queste storie, da che vanno su un bettello per casa come se tenessero uno diavolitto a rete. Chi lo sa se che stanno a ricombinare? A me basta che se ricordano di Crombalovino, che la gazzosa assoluta non me la posso bere e che mi fa male alla fissio, me la farza. Ma a che ora rientri? Fra un'oretta. Se v'è Cristian, digli che gli aspetto fuori porta Castello. Si capito? Ma te lo ricordi? Sì, mica so scema. Me lo ricordo. Se v'è su nuovo Cristian, che lo dico. Cristian, mannaggia te l'inglese. Ciao. Bah. Ma tu pensa se quando era meglio Naote, Pasquale, Giovanni, Francesco, Giuseppe, Domenico, Salvatore, Dunietta, Stirina, Pasquina, Nunziatina, mo non si indiardo che Monia, Ivan, Lara, Mara, Mascia, spalangano quella occa che gli ci capessero che la vittu de pa Sanfano. E poi Ivan, Christian, Pamela, Suellen, J.R., Rex, Lessi e Rex. Poi raccia a me se quando me ne tocca sentire. Beata a ti,
che mangi bi e fischi. Oddio, ma spingete, ma che ecco ci sta ancora dando da fare. Oddio, Dio, che ci raccapezzo. I genitori di Roberto arrivano da un momento a un altro e dentro a sta casa ci sta ancora tanto da rezzelare. Oh, figlia mia, è da ieri che vai pazienza, ma sta casa è disgraziata. Più roba lì e più ce ne sta. Passami un po' su straccio, che sta da. Oddio, tengo una paura che facciamo qualche brutta figura. Issi sono cuscini attollocati. Chi lo sa se che impressione gli facevano gli altri fuori disgraziati. Ma Roberto lo sa, non gli siamo mai nascosto niente. E si è deciso di portare anche i genitori per farvi conoscere, si vede che gli avvisati, no? Beh, pure lì tengo paura. Non brutto fosse che essi, la mamma e mio padre, gli tenessero convinci a pigliasse quella sciuettola della figlia degli avvocati. E con la scusa che cade a te esso. Poi quando marci mancherò pure le scuole, mi hanno fatto perdere una frega di tempo. Ne credevo che potevo fare prima, e poi è successo un mezzo macello che non tempo. E su, su, non d'angustia, che poi ti di brutta. Ma vediamo se che si può fare. Ah sì, mamma, raccomando a nonna e a papà che non gli essero litigando per le tesserie come fanno sempre, e non gli fa bene. Anzi, è meglio che nascondi gli fiasco. Mannaggia pure lo vino, quando che bene non se ne conosce. Dio, non ti preoccupare per questo, Lucia. Piuttosto che ti dica adesso sotto e ti fanno un poco di spesa. Sì. Che se ci deva parto, chi lo sa se che reporta. Sì, ah, Lucia, poi non ti scordate comprare per i crackers e gli cristini. E se tante le odi a sta gente non gli piacesse lo fa, è meglio a tenerli a casa. Sì, ma allora, sta attenta a nonna. Metti fuori la iatta e poi dattela un'aggiustata appena che ci è finito di rezzelare, ecco. Ah, ma poi vedi la pericata di Lucia sia domenica, così non ci sta io pericolo che rifà la sfornata alla tavola e non rimette io fiasco del nomino innanzi a papà, che se no rifacemo qualche bella figura delle nostre. Va, va, figliuccia me, che Gesù Cristo ci ha sempre aiutate e sono sicura che ci aiuta pure a st'occasione. Ieri poi so cominciata pure la novena a Sant'Antonio e speriamo che ci facesse la grazia. Nonna, nonnetta bella, mi raccomando a te. Se mamma mi dice che si è fatta la buona, domani compro quella mantellina della Rosa. E sì, no, quella per la notte che ti piace tanto, eh? Nonna, quando che vengono queste persone, ti parla solamente se ti addomandano che cosa e non risparmiate di fatti di casa come fa sempre quando vai tu a trovarci. C'è capito? E poi non rafficcia sempre il televisore. E questo finisce da rimbrascarti la coccia, peggio di tutto lo resto. Sì, sì, so capito. Pure se facete sempre tutto un nascucci. Ma che ti credi che se voglio fare la signora non la sapesse fare? Vi faccio vedere se come ma giusto per l'occasione. Vi faccio vedere se che bella figura vi faccio. Ciao, ciao, ciao. Evandro! Eva! Ecco pure tu, te ora lascia perdere l'ovino e i canarini, con su fischi tu metti metti alle orecchie. Ma può essere che non sa fa altro che bel fischia, fischia e bene. Oggi è un giorno importante per noi altri e per Luciana nostra. Ma sera vengono ecco a mangiare a casa nostra, vi soceri, sturate buone le orecchie, stanno buone a sentire. Gli soceri sono gente per bene, collocata, e noi altri non potremo sfigurare con essi e fa fare brutte figure a Luciana. Oh, mi sta a capire, ci presenti? Sì, stai a sentire, e mica sono una creatura. Pure se mi sarebbe piaciuto di saperlo prima che a casa nostra ci vede essa gente. Anzi, votare con i mezzi pure delle tartarughe. Deve essere il pistello che si è. Ah, tu lì, lo collà. E mi furnito, sono messo a scannare le ove delle canarina. Che esso fa freddo e non mi scoppa. Che ti schiappano al cinto! Che scicciso! Che ci mangiamo, Mastera? Lo mettere i canarini alla cocche? Oppure ce ne fece Marrosto? Meno male che me lo usci tu vuoi, che se no Mastera a quando mi piglia la Pasqua, eh? Lo dite, tu ci vista la sottana a me, quella di lana, e mi manca pure la lastica per le garzette. Oh, scommette che da Linuccia ci si è fatta la prezza, oh, scincisa, se ti ha messo lo sale in bocca. Ma il giorno dei pesci, se riesce a chiapparla, la rindurcino e la fiorno fuori della finestra. E poi mi manca una frega di roba che ero restipata alla comodina, alla camera mia. Zitta, non strilla,
La sottana dell'Anna lo saccio io se addossa. E addossa? Entra la scatola dei fitina, la giacca. Da Minuccia ce la disse che ha freddo solo con i giornali. Tu quella non te la metti più e gliela sono fatta via. Lo sa se com'è qui io con le bestie. Certo, lo saccio, lo saccio. Che quella tutti somiglia poco, ma gli cristiani per niente, oh. Se che in casa non si può lasciare niente in giro senza che ti curano che se lo frega. Meno male che la dentiera la porto sempre appresso, che se no pure questa poteva servire come quella dei maritemo. Basta, per carità, che la casa sta ancora a ste condizioni. Chi lo sa come se guastisce Luciana mo che entra e trova tutto ancora a caro padre. Ora figliuta me, te pure ragione, quando fosse stato meglio se era nata orfana. Oh, questa è la paura numero 8. Me pari un'attrice, me pari, quando ci plateale. Mo te la ego io, la platea è di uloggio. Tu basta che fa la spiritosa, Mica te rendi minimamente conto. Mica te passa con il cervello l'emozione che tengo, che ma sera vengono ecco i genitori di Roberto. E no, tu basta che pigiare le bambine e sonnanzi alla televisione. Invece ti sentite emozionata pure tu, che Luciana me è la prima nipote che si sposa. Forse, che ancora non ci credo, Ma può essere che non lo capisci che se i genitori di Roberto iscono che no, isso fa quello che vanno issi e la sta perdere Luciana nostra. E no, dentro sta casa ste cose non si capiscono. Ecco si capisce solo gli uffici. Io mi chiedo di vino sempre vino, la televisione e le cioccolatine che spariscono sempre da indù la credenza. Ma tu non ne sa niente. Ma quanto mai mi sono fregate le cioccolatine alla credenza, che ci arriva sempre figlietta da Ninuccia. C'è una canassa che Dio la benedica. Sapete che? Perché entra sta casa, si morono di fame pure le mosche, così non trovano niente da mangiare, visto che ci sta di uno più ci perdudesse. Gli penso che è inutile a far finta di essere quello che uno non è. Se Luciana gli piace, se la piglia cucì com'è. E poi Roberto ve conosce più. Ci è venuto tante di quelle volte in questa gabbia di matti che non si fa più meraviglia da niente. Pensa, tu pensa, che hai visto pure mamma con le mutande, lascia la televisione che le fece le passate con carini. Stupido, ero brutto, fosse stato se mi aveva rispostenza. Basta, basta, mo che vi siete sfocati tutte e due, fecete una parola di meno. Piuttosto fammi logollare la cucina a vedere se si sono fatte l'ova che ero messa all'essa. Com'è lo dico? Ma quello serve a te? E certo che serve a me, a chi se no? Io come uno stupido mi ero creduto di avermi messa a cose per dare la luce a quella buona canarina che non forse te com'ha, ma sei ridotta come uno straccio. No, te lo vengo io, straccio, ma fronte, che scicisio! Aiutate tutti per la calata, viete se ne tutti la sete besola che mi sento tristi pazza, fregheteci se quando siete ignoranti, ognuno pensa solo agli cavoli sé. Zitta, non scrivila sempre come una piga. Escio, vai a comprare un pacchetto di sigarette buone e io metto dentro le porta sigarette che ci regalettero quando ci siamo sposati. Scusi, se mi cercano una sigaretta ai ospiti, che gli ego? È nazionale. Puzzano, fanno schifo, dicete voi altri. Perché a me, mi piacciono solo quelli. State buona e non vengo a sti che ti sanguinza tutti i buco. Oddio, me. Meno male che se ne hai. Allora dove ero rimasta? Allora sì, mo le recavo, le taglio a fittine sottili, poi le metto in il frigorifero, così non si abbossano. Oddio, che agitazione di cuore, speriamo che so capito buono. Così mi è parso che hai tu le fa, Luciana. Ma! Ma tu sei desfigata questa, mi ha fatto parlare da sola come una donna. Mamma! Se ne sono gli di tutti. Le cioccolatine le tengo in saccoccia. Mo ne faccio un buccitto. Mi rappiccio la televisione.
e m'assetto comoda. Abbiamo trasmesso il primo atto della commedia, il secondo atto tra 10 minuti circa. Speriamo di riuscire simpatici a sta gente. Io mo arrivo un attimo comunque alla comare Etichetta, che gentilmente mi sta a preparare un chilo d'arrosto morto, more vengo. Che sarebbe questo arrosto morto? Mica lo sapeva che la vitella, presto che l'hanno arrostita, potrebbe essere pure viva. Rudy, ma venne uscita di goccia. Oh, come non lo sapeva. Si chiama cucina un certo tipo d'arrosto particolare. Ma stupida io che perdo tempo a spiegare queste cose. Tu piuttosto vidi degli tarrecagnà, sistema di da cristiana. Ah, buona ragosa, se vengo io degli fiori, sa che agli la mangia e fagli un secco sopra il tavolino, che poi quando rendono ci penso io, ci capito? Beh, che ti guardi, un poco d'addobbo pure ci vuole, tutto serve, e questa è l'occasione importante, sì o no? Sì, 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 mica so scema. Piuttosto, sbrigate a rientrare, a me è che sta sola a me se stregne la gnagnera. E poi, tengo pure con sta vestarella corta, non si sa mai, te ne sei indurre in tentazione. Ma quale tentazione? Se te vede chi cuno cucina, se ne scappa. E se telefonano suonano alla porta? Chi ne spugni, no? Che te se ne è cascata la lingua tutta assieme? Fiori, il fiorello, l'amore è bello vicino a te. Mi
fa cantare, mi fa suonare, non so perché. Fior di margherita, quando sei con me ne mi sento male, perché fior in fiorello l'amore è bello vicino a te. Che posso fare per far passare il tempo? Mi sento cucinata, emozionata. Sono. Paio. Paio. Questo testo il fioraio. Mo, io che la signora non ci sta, cuci me le sparangheri agli la mangio e me ci trombo le gazzose. Prego, accomodatevi. I fiori li potete posare sopra il tavolino, che poi quando rientra la signora ci pensa essa a sistemargli. Beh, io veramente tenesse per la cocchiguno della famiglia. Lei è una parente? No. Cioè, insomma, sì, io sarebbe la mamma della signora, che a sto momento non ci sta, che vita pigliai morto a casa della comarenchetta. Oddio, e noi ieri non siamo stati avvertiti. Mi dispiace di essere arrivato mo a sto momento così brutto, ma è successo così alla sagresa, così, all'improvviso. Non ne siamo saputo niente. No, è morto, ma non siete a preoccupare, che non è niente di grave. Niente di grave? No, niente di grave, te lo so già detto. Ah. Piuttosto, sì. Le posso soffrire che cosa da bere? Magari un mazzarino. No, grazie, signor, e non volesse disturbare più di tanto. Il fatto è che teniamo arrivare più tardi, ma moglie, ma come io so di José, avendo insistito che portessi fiori per ora e per tempo, ecco. Ma quale disturbo, disturbo? Montra, vedi che aspettiamo figlie, da figlie, ma ci facevo un marzalino. Oh, io me lo bevo solo per farti compagnia, perché di solito so... Com'è che si dice? Di solito so... Astemia. Sì, di solito sì. Prego. Sperando che aspettiamo. Certo che siete proprio simpatica, signora Loretta. Non vedo vada lontani. Voi scinubile? No, mi sono sposato e da parecchio tempo. E tengo pure un figlio maschio, grosso, quasi da sposarsi. Ah, buono. Sa, mo mi sento più sicura. Allora, capì, con i tempi di mo una femmina seria ha da sta attenta con chi si intrattiene. E che ci vuole a uno d'allungare una mani morta? E vede, e tengo pure sta vestarella corta, e me la steo a misura per l'occasione. Ma figlie, ma dice che è un po' cospita, e allora me la tenevo io a recagnà. Mentre che stavo per andare, sei suonato tu. E così mi siete trovata come mi dovevo. Beh, a dire la verità, mi era donato che agli vestiti vostro ci stia che cosa di leggermente osè. Ma era così poco delicato da parte me che mi facesse notare, ecco. Oh, che scimpito! Ma allora, se non ve lo fossi detto, voi lasciavate perdere così, senza avere un consiglio, un'impedizione. Ma che stai da qui? Insomma, l'impedimento, come te lo posso dire? Io sono una femmina semplice, saccio parlare poco e non mi saccio spiegare per niente. Ci capito? Sì. Piuttosto, non mi siete ancora detto il vostro nome di battesimo? Ah, tenete ragione. Mi chiamo Alberico. Alberico Bella Gamba. Ah, io invece mi rammetto Fasoli, però mi hanno chiamato sempre Loretta Peidorgi, per via che tengo i pei un po' gustosi. Sa, è un soprannome. Ma
Ma che brutta abitudine che tengono a incallarla con questa mania degli soprannomi. Un po' succede che se uno, o da caso, cerca di incontrare il masaio soprannome, la voglia cercare. Ma con me che figlie, ma non si vede del rentrà e manco nipote, ma stiamo soli. Andate a sapere, caro Abirico, che ti dispiace se te vengo io tu? No, andate a sapere che una sera, ecco, è la famiglia del mio fidanzato di nipote, ma insomma ci sta una festa, oh, sono buone 2 settimane che ecco in questa casa non si riposa più. Chi va, chi va, chi non si parte mai, insomma non ci si capisce più niente. Ma lo sa se a che punto sono arrivati i figli e i nipoti, ma mi si sono fregato il tappeto che tenevo sotto il letto. E mica finisce, ecco, mi si sono fregati pure i coralli buoni della povera mamma me e le scarpe buone che me l'ero rompate per alla cresima di una pommaruccia. E il mio genero, buono guio, si è pigliate le scarpe nere di cui io puro marito me, che Dio gli abbia in gloria, quando che gliele siamo leate prima di più e io entro alla caccia. L'ero poste in cima all'armadio entra la scatola, insomma così, per ricordo. Che casino, che casino. Ah, e non ti sono tutti i canarini? Fischiano. Sì, no, ma è Evandro, tutta la giornata che si mette alla vecchia. Ah, Evandro, io pappagallo. No, Evandro, sai, hai un marito o due figlie, ma mio genero. Fischia, Evandro, fischia. Ah, so capito, fai un capo stazione. No, fai un canarino. Un canarino. Entro o fuori la gabbia? Fuori. Ah. Fischia, e qualche volta qui entro gli rispondono. Ma io sono convinta che gli refregano, perché non gli rispondono dove la quale, sperano che Isu si stufa e così la smette. La moglie, tu dite? Tu, ha scoppato 2 volte. Luciana è la prima, quella che Massera presenta alla famiglia, se ha il fidanzato, a quella degli fidanzati che si chiama Roberto. Arbirì? Arbirì? Ma avete sentite male? Arbirì? Oh, io vuole un cinto di cognac, io quando sta brutto sta arrivando agli occhi della rete. E no, se ci stia tanto che ci stia, così hanno un meglio tutto. Clotilde, la moglie, si è scoppata da sola, ora mi sta in gruppo alla stufa. Oh, è per tutto questo che stia sentì male, stia ciarciamaglià. Ma poteva mettere la moglie tra la stufa? Ma come te vengono a mente queste cose? Volevo dire, come sentono poco meglio. Ma tu la ci vista mai, figlie, ma? Insomma, è così, come lo sai, dice come la può invitare tra la stufa? Non ci capiva, no? La stufa nostra, mica è tanto rossa. Se era rossa, allora? Se era rossa, allora Evandro la poteva usare pure con la moglie, con le figlie, con me. La stufa, se era rossa, questo ci metteva dentro esse. Ma che sei un coraggio. Quando che tieni 2 minuti, quando che se fa un cucito. E chi io regge? Per fortuna che Massera non beve, che vengono qui e lo vino sta nascosto. Perché se no, con 2 minuti di pazzia, era capace di infilarci di tutte e tre i vini. Quindi, tutte e tre? Era capace? Capace, capace. Quando che tieni 2 minuti, è la guerra! Oddio, oddio, mi sono tempo di fuori. Oddio, la morte. Io morto, che sei morto, ma tanto non è niente per me. No. Figlio, moglie, ma... Sì, Alberi, ma tu, da sta tranquillo, Evandro, non ci stai, tu non datene paura. Vedemi la pinna. Ho capito. Oddio, prima faceva la gallina e mo fa la vitella. Oddio, questo è il mio marzalino pigliato in goccia. Oddio.
Oh, e se manca. E manca! Sto riconosciuta. C'è la miseria, fatta sempre con la calma, eh! Ma chi è? Se ruta presce, ecco, entro, non so cap... E qui, su chi è? Che è successo? Zitto poco, solo questo ci manchea. E qui sei un fioraio, ci stiamo a parlare dello tuo e dello mio, a quanto ti ha sentito male. E non sa solo perché mi sa che gli ha dato un goccia di un marzalino che gli so ha. Questo non può essere. Logo del Marsala c'è rimasta solo l'etichetta. Ogni volta che bevo c'è la bocca d'acqua. A essere sincera pure lì ce ne sono rabboccata un poco. Ma allora che poi sei stato? Ma dai che ci dici qualcosa di strano, che a te l'ha sta tesora. Ma quando mai, visto sei da esse, sei da esse scocciato, perché non gli so andare. Per la verità, Clotilde, me gli erano stati i soldi, ma io me ne so scorda. Pure perché questo hai tu che te ne ha parlato con figlie, ma... Oh, e mo' speremo, che facevo mo'? Speremo che se ne piglia con sta gente che sta veniva a sera, che figura ci facevo? Ma proprio voi te ne succede? Hanno suonato? E questi sono Issi, allora. Che cosa? Tu pensavo quanto tempo devo mettere. Che se io vedo, pare brutto. Dicono che siamo disordinati. Che c'è tu? Adunque. Sotto di letto me. A tu che ci stai aiuta a vedere di nonna Rachela. E sì, forza. Dammi la mano, insagli. Mi raccomando, tu fa la faccia normale. Sì. Come se non fosse successo ieri. Andiamo a sì. Oh, e tu non gli fai parte la doccia a qualche fondo, eh? Allora vi vaio, Vaio. Sì, ecco, giusto perché gliel'ero raccomandato. Prego, accomodatisi. Buonasera, signora, mentre ne sei consegnato alla padrona di casa. E a questo momento no, però ci tengo io. Sì. Ma se cosa sapete quanti fiori ha ordinati quella scema di figlie, ma... Sì, però mi tenesse da alla padrona di casa. Non dispiace, aspetta. Non dispiace, prego, accomodatesi. Oh, buongiorno. Ma che vedi fiori? Lore, ci sono stretto il marsalino su Cristiano. Ancora no. E allora aspetta, che sta a fare sentito con un baccalà? Restu, ma che tanti, che gli volte ne accie, mica te o le accoci, era costo come lui, ma domani sei il disgraziato. Giudì, eccoci, sta questo che te la parla, portati i fiori. Ma tu, come se non lo sapessi quello che ci sta da fare, tenga a tagliare molto a fichine, prima che se ne prenda. Oh, e sotto io le due ci sta qui un minuto, che ci teneva fa? Oh, Dio mio, speriamo che se ne piglia, poro cristiano, che non se muore. Tu ci sposato, io so vedova. Signor, io me ne vai. Veramente me ne vai, mi sta aspettando con la moglie che te viene alla cena. Però mi sa che ci vanno solo visti perché... Io mi sono ricordato di tenere un impedimento urgente. I fiori mi sono portati. E, sa, tengo pure una certa età e non tengo manco tanto un po'. Però, mi sa, non so capitato cosa sono capitato. Questa mi fa la rabbia di vedere. Un attimo, ma come non ce l'ha donato il mio amico? Come non ce l'ha donato? L'amore è cegato. L'amore è cegato. Signor, me ne vaio. Ma non eri tu che ti riaspetta figlie, ma? Sì, ma mi ci sono ripensato. Ecco i fiori e arrivi. Oh, Lore, entra la stufa, non ce ne cavano più. Le creature! Oh,
Vede, Orsolina.
Torsoletta. Destino dice che sotto il letto mio ce ne siamo tenuti nascondere tu, che erano svenuti e non sapevamo di preciso lo perché. E siccome che aspettavamo gente, mica li potevamo lasciare ecco stisi lunghi lunghi, che figura ci facevamo. Allora gli siamo portati alla camera me, sotto il letto me, a dove prima ci stia il tappeto della buon'anima di donna Rachela, che mo lo siamo portato alla sala da pranzo, sotto il tavolino a dove si mangia. Cucì, glutite, poteva fare fittine in un morto prima che si raffreddia. E qui su, Evandro, poteva cacciare le creature da entrare alla stufa. Ma tanto, io lo faccio che non scoppano. Scoppano, scoppano. Signor, tu che dici? Entra la stufa, scoppano o no? Ma Pipina! 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 Dai, se pezza Pipina! Pipina! La gatta! Ma che stai a dire? Prima stai a dormire sopra il divano! Oh, signore! Signore, ma io faccio vedere! Sarà bruciati e panico, stai un barbone più sapori, sta rascendo i venti. Oddio, mio Pipina, pare di signor, mamma. Signor, che ti senti? Ah, entra la stufa, scoppano o no? Scoppano. E ova, scoppano o no? Scoppano. Entra la stufa. Fifina, Fifina, tosta, la tengo, ecco, ecco sotto. Oddio. Ma che stanno a capire che tutti insieme e poi voglio far dire che sto stupido io perché me lo rompo, Questo è il tuo segno della provvidenza, sto matrimonio non sa da fare. E arriva il nonno a Bondi, è arrivato. Quanta spoglia il torto, capito? Che mi pare una quelle baldracche che stanno una sera a Reda di Giudeo. No, questa te è tutta invidia, così che io tengo il fisico per portare queste cose. Ma quando mai ci capito che cosa di moda e di bellezza? Ah, no, questo è sicuro, Guarda come sono cieca da sposare le figlie. Non sono la vecchia buona figlia. Tu dai grazie a Dio, che sto promesso a Luciana di non fargli fare cattive figure, e che tenga sta calma e non sbaccaglia tutti come facevo sempre, che se no... Questi soissi, perché scherzendo scherzendo si sono fatte le 7:15. Come facevo? Tenemo troppo pure per questo. Ah, sa se che è? Mo' me vai a cagnai. Entra menti che vai a locollà, la rindorzo io da qualche parte, aiutami, aiutami. Ma mi sono beh, piano piano, forza. Mo' no, piano piano, ti portiamo al brinco. Al brinco, al brinco. Ecco, vengo, vengo. Lore. Mi raccomando, fai le cose per bene. Scendere da una parte e gli occhi da un'altra. Oh, roba, c'è tu, entra. Ma com'è che c'è tu da solo? Mamma, da parte zio. Ma mo verranno pure quelli della famiglia me. Anzi, me che ve ho detto agli già ecco, sono usciti prima di me, se saranno fermati da qualche parte, magari a comprargli più. Poi. Ciao, Robè, sono sentita la voce della cucina. Vabbè, ma sei venuto solo. Mamma, da parte zio, non sono venuti con te. No, ma staranno a rea pure essi. Ma... ma com'è che fanno così tardi? Mamma, mamma pure. No, arriviamo. Sperando per arrivare pure sì. Mi sento tutta curiosa, come se tenesse succede che cosa, se sapessi come mi tremano le cose. Ma che ta succede? Mamma e papà sono due brave persone, eppure ziemo, sono sicuro che gli piacete. Gli so già parlato della famiglia vostra e gli so itto. A me sta buona a cucì, e se sta buona a me, io si sono sicuro con te. Ecco fatto, sono pronta. Che dici, Lucia, tengo buona così. Oh, ciao, Roberto. Sì, sta buona, ma... Mamma, dove stai, va? Sei da cagnare, così vestita, era indecente.
Sono già le 8. Ma è strano che fanno così tardi. Ma non è che hanno sbagliato strai? Con gli numeri anziché gli nomi, è facile. Oh, ecco qua, il nome sento meglio, cucina vestita. Ciao, Roberto, aiute nonna. Ciao, nonna Loreste, ed è benissimo. Ma com'è che fanno tanto? È tutto pronto. Sono 8:15. Ah, ecco, mi pareva che non potevano tardare, Era io fioraio, aiuto che tu teneva a scusare, ma prima non ha fatto a tempo a portare i fiori. Mo' io sono a portare che è venuto. Ma tu non mi hai detto che era già venuto? E 2 ore fa? L'ora fa. E più secondo che io primo era venuto da casa di mangiare. Ma se voi sapete che stella tremicciata con gli altri due, paziente. Paziente sempre, pure nei momenti più delicati. Allora, parleteci o no? Allora... Sono le 8:15. Vabbè, a me mi sa tanto che ci si sono reventate. Ma no, non può essere, ci sono parlato che non erano manco le 6. Non può essere che ci sono reventati, su. Ci si sono reventati, Robè, io te lo sento tante di quelle ode. Che la famiglia a me non mi adatta più uno come te. Lucia, non fa così, non può essere. Ma com'è che fanno tardi? E va, è tutto a posto, E va, tu che dici? Io voglio essere. Che potevo fare? Ma come lo pensavo? Ma in questi momenti così delicati. Una disgrazia, una disgrazia, sicuro è successa una disgrazia. Sì, no, no, oh, e oggi basta che già ne sono successa abbastanza. Sono che io le tue non ce le cavo con questo. Telefono alla polizia, agli carabinieri e agli ospedali. Sì, sì, sì. Sì, sì. Agli ospedali così se li strapporta. Allora, lo faccio prima io un numero di casa, stessero ancora loco. Non ci sta nessuno. Riprova, se stai uscendo, ci stiamo, sei inciappato la porta. E non fa te. Mo chiamo gli ospedali, gli ospedali. Pronto? Sì, mi passa io pronto soccorso per favore, grazie. Buonasera, chi volesse sapere se sono state ricoverate 3 persone? Ah sì sì, si chiamano Bella Gamba. Bella gamba, perché? Bella gamba. No. Pensaci con calma, non ti fa via dalla fretta. Ma mo non faccio manco il cognome mio. Bella gamba. Che te nome? Tante le volte, mica ci stagliamo per forza, noi. Si chiamesse Alberico. Alberico, sì. Mamma, si chiamesse Tortolina. Trosolina, Trosolina. Vabbè. Finisci illusivo, ma poco un cassoso, un pizzuto. Ma se voi sapete che è successo che stai dicendo? Eva! Si chiamano Bella Gamba! Non ci pensavo me! Non me lascia solo, Si chiamano Bella Gamba! E Alberico! E sei Tortoletta! Come Alberico! E Tortoletta!